completare l'analogia tra il caso lineare e il caso rotazionale, analizziamo il teorema dell'impulso. Già sappiamo che la legge di Newton, legge fondamentale della dinamica, nel caso lineare si può scrivere non soltanto forza totale uguale a m per a, ma anche nella forma del teorema dell'impulso. Quindi forza totale per delta t uguale delta p. Forza totale per delta t significa moltiplicare la forza per la durata di applicazione della forza, cioè per quanti sono i secondi in cui quella forza viene applicata, la forza totale. E forza totale per la sua durata d'applicazione si chiama impulso lineare, forza totale per delta t. Questo impulso lineare è la causa e quindi produce una variazione della quantità di moto. L'impulso lineare, forza totale per delta t, fa variare la quantità di moto lineare dell'oggetto puntiforme. Allo stesso modo, tutto questo discorso diventa identico, analogo nel caso rotatorio. Infatti abbiamo la legge di Newton rotazionale, la forza totale viene sostituita dal momento torcente totale, sappiamo che la massa diventa il momento di inerzia, l'accelerazione lineare diventa l'accelerazione angolare. Ma la seconda legge della dinamica rotatoria può essere scritta anche in quest'altro modo. Quindi in analogia con il teorema dell'impulso lineare. Al posto della forza totale c'è il momento torcente totale, per delta t, cioè per quanto tempo viene applicato quel momento torcente totale, e questo si chiama impulso angolare, momento torcente totale per delta t. Questo impulso angolare è la causa e che cosa produce? Produce una variazione del momento angolare del sistema rotante. Quindi l'impulso angolare m delta t, come l'impulso lineare f delta t, fa variare il momento angolare, cioè il momento della quantità di moto L. Il teorema dell'impulso, pur essendo sempre la seconda legge di Newton, molto spesso negli esercizi è più comodo da utilizzare al posto della seconda legge di Newton. Quindi viene spesso applicato negli esercizi.